E anche Nitti si è congedato da noi. La sua ultima campagna elettorale è stata quella del maggio scorso. Io non devo dichiarare altro che vado al Quirino con un amico per l'apertura di questa campagna di pace che ho fatto, di unione, non di disunione. Oggi autorità e cittadini gli rendono gli estremi onori. Aveva 85 anni, parlò della sua Lucania fino quasi al momento del collasso. Lo accompagnano il figlio, onorevole Giuseppe, e la figlia, e Einaudi con i presidenti delle due Camere. Tornato dall'esilio del ventennio, Nitti riprese la sua attività politica prima alla Camera, poi al Senato.